No, io volevo solo due o tre punti veloci. Sentivo Mattiacci sulla terminologia che da modificare, che condivido in parte, però a parte l'esigenza amministrativa, insomma, che aziendale, il termine rete ancora si usa, e non navigherei troppo su concetti di finanziarizzazione dell'azienda, cioè va fatto un percorso culturale qui che noi stiamo facendo insieme con questa struttura formidabile, il Dipartimento della Comunicazione, un discorso culturale proprio di cambio, di ottica del rapporto cittadino-servizio pubblico. Il canone, per esempio, si parla poco della RAI sul territorio, cioè l'attuale testo unico della radiotelevisione prevede anche dei contratti di servizio regionali mai fatti, mai stipulati. Ci ha provato la Regione Lazio, invano. Questo perché? Perché la RAI sul territorio oggi è una componente esiziale per quanto riguarda i pacchetti di finanziarizzazione del servizio pubblico. Basti pensare alla programmazione di rete sul territorio, e cioè non basta solo fare i TG regionali, che sono importanti, tra l'altro soddisfano interessi e diritti soggettivi pubblici, come si dice in diritto, del cittadino all'informazione, ma non producono solamente informazione, producono a gravi costi personali. Quindi bisogna produrre anche sul territorio, come ha fatto la BBC, che ha fatto anche i documentari sulle pecore del Kent. Poi questi documentari delle pecore del Kent sono andati a finire nella National Geographic Library, cui tutti attingiamo, ma questo è un discorso sul quale vorrei che rifletteste. E ci si sta occupando, io tra l'altro sono membro dell'ISLE, dell'Istituto Legislativo delle Camere, su questa riforma, e il dibattito stenta ancora a partire, anche perché vedete tutti che l'attenzione del governo, delle forze politiche è tutt'altro direzionato. Quindi non è solo giustamente un cambio di amministrazione, un cambio di dirigenza, è il cambio di mission, il cambio è tecnico, la banda larga, l'agenda digitale. Cioè qui noi dobbiamo anche riflettere su questa connessione con l'agenda digitale italiana ed europea, se no non usciamo, insomma. La mission della RAI poi è una mission specifica che va rimodulata anche con una programmazione tradizionale. Io spero che si faccia, io sono un amante del teatro per esempio, spero che si faccia una riflessione sulla produzione drammaturgica della RAI per esempio, che non, cioè della prosa per esempio, a proposito di programmazione, poi finisco. La prosa che non è solo riferita al teatro in TV, la prosa è un genus che contempla anche le forme di recitazione nella fiction. Allora, io ho tanti amici autori e attori noti anche che si lamentano della qualità delle sceneggiature, dei testi, anche di sceneggiati tuttora in programmazione, cioè sfilacciati, un po' slabbrati, insomma, anche storie che non hanno, però comunque che vanno. E quindi una volta esisteva la compagnia di prosa della RAI, ma queste sono nostalgie, che insomma, come esisteva insomma una tradizione musicale di traino, di guida. Ecco, noi dobbiamo formulare un po' una sinergia fra questo cambio, questa ottica culturale con le ragioni aziendali, che sono importanti certamente, appunto. Quindi il canone, le proposte, ritornando al canone, le proposte sono tante. Una è quella di spalmarlo, come sapete, sulle bollette elettriche, ma insomma questo sembra non tirare molto. Però rilancio questo discorso sulla RAI, della RAI sul territorio.
ogni struttura del servizio pubblico, si dice da alcuni esperti economici, che deve sinergizzarsi, scusate il termine, con la realtà economica del territorio, non solamente per ragioni pubblicitarie, ma anche per cointeressenze e coproduzioni che alimentano poi e favoriscono anche l'economia sul territorio e tra l'altro anche l'occupazione. Grazie.